wish you a Merry Christmas. Buon Natale. Ragazzi, non volevo fare la intro urlando quest'oggi, anche perché ho mal di testa. Cercherò di essere meno... No, vabbè, sarò sclerotico lo stesso, però cercherò di, insomma, urlare meno. Ragazzi, sarà un video abbastanza per sordomuti. No, non è vero, ragazzi, urlerò come un deficiente lo stesso perché mi conosco. Bella, ragazzi, sono Flayne, bentornati, siamo qui di nuovo, ragazzi, tornati con la Pixelmon. Dovrebbe essere l'11° episodio e non sono successe cose belle. Nel punto dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, cioè di fronte al tempio di Moltres, che avevo detto, appunto, torno a casa, deposito... Non l'ho fatta, ragazzi, mi sono sbagliato, ho chiuso Minecraft. E quindi, ragazzi, è successo di nuovo. Avevamo perso sia Aggron che Salamence. Qui lava me l'ha riportato a livello 30. La cosa peggiore, ragazzi, è che ho due Lapras. Cioè, ne avevo due, adesso, ragazzi, ne sono uno perché l'altro l'ho cestinato. Come vedete, ragazzi, comunque Aggron e Salamence li abbiamo di nuovo. Appunto, ragazzi, sono riuscito a rimediare subito trovandone altri due. Lunatone, purtroppo, ragazzi, non me l'ha perso. Ce l'ho ancora e porca vacca, ci tocca tirarcelo dietro. Ma anche quest'oggi, ragazzi, prima di cominciare, rituale, anche oggi, ragazzi, like challenge. Innanzitutto, ragazzi, nello scorso video avevo appunto accennato che avrei cominciato a mettere i commenti delle like challenge nei video, in modo da rendere la cosa, diciamo, un po' più divertente. Come seconda cosa, l'altro giorno, ragazzi, dovevamo tirare il commento del rituale torrone, ragazzi, un macello. Volevo, insomma, trovare un vincitore tra quelli che hanno torronato il video. Purtroppo, ragazzi, non ce la faccio perché ce ne sono veramente troppi e tantissimi torroni. Quindi questo canale non si chiamerà più Nextdoor Flame, probabilmente si chiamerà Sperlari. Fai product placement. In realtà no, però se vogliono mandarci qualche torrone possono farlo. Quest'oggi, ragazzi, per mettere mi piace dovete ruotare lo smartphone. Chi avesse il mouse può farlo con il mouse tranquillamente. E dovete riuscire a mettere mi piace, ragazzi, con il polso. E una volta fatto ciò, ragazzi, per sigillare il mi piace, scrivete qua sotto nei commenti barbabietola. E io così saprò che siete riusciti a mettere mi piace in questo modo. Mi sono accorto, tra l'altro, ragazzi, che non mi ha salvato neanche i waypoint, quindi dobbiamo rifarceli tutti. Per fortuna, ragazzi, viene in soccorso il foglio di carta che dove diavolo l'ho messo. Infatti, ragazzi, non mi ha salvato niente. Aggiungiamo giusto le prime coordinate del mese che ho, ragazzi. Dopodiché ci andiamo subitissimo a spaccare a merda, perché oggi quel fottuto qui lava deve livellare. Voilà, eccoci qua. Perfetto, ragazzi, vi ricordate, questo era il punto dove appunto, insomma, siamo stati nel secondo, terzo, no, cos'era, il quarto episodio, praticamente, dove c'era scappato Dragonair e dove abbiamo perso anche il nostro primo Aggron. Porca troia. Vabbè, io volevo tirare fuori Charizard comunque. Svolazziamo, ragazzi, alla ricerca di qualche Pokémon da ammazzare per livellare qui lava. Buongiornissimo, signor Golurk. Adesso qui lava, insomma, è della religione del Nabbo Expato, quindi dovrò ammazzarla, mi scusi. No, non maledizione, porca tramignota, ragazzi. Non si mette bene, giudico d'acciaio. Ragazzi, se failo anche questa skill, minchia, mi ammazza. Ma coppalo, dai, non lasciarlo così. Minchia, che culo, ragazzi, uno di vita. Adesso giù cattivi, ragazzi, con Ferrartini, vaffanculo. Ok, qui l'avevo guadagnato 1094 punti. Dobbiamo anche recuperare i livelli, ragazzi, uno l'abbiamo già fatto. Buonasera, signor Metang, anche lei dovrebbe essere, insomma, utilizzato per livellare qui lava. Nulla di personale, per l'amor di Dio. Però, con Rogodenti, ragazzi, forse lo ammazziamo. Ma forse, no. Svolazziamo, ragazzi, alla ricerca di qualche altro Pokémon. Mi roga, insomma, un po' le palle il fatto che non ho le coordinate del tempio sotto mano. Altrimenti, ragazzi, dobbiamo esplorare quella zona che mi manca ancora. Abbiamo iniziato con i Golurk, giustamente, ragazzi, oggi proprio li malmeniamo di brutto. Penso proprio che qui lava ne farà una vera e propria religione del Nabbo Expat. In pratica, ragazzi, è la religione del nulla facentismo. Come Lunaton, che non capisce una minchia, non so neanche perché lo manda in campo. Salamence dovrebbe fargli abbastanza male. Madonna mia, ragazzi, Salamence è troppo forte. Però non farti malmenare, che poi finisce veramente con un cazzo di casino. Giù con morso. Delle anime per noi, ragazzi, perfetto. Veloce Charizard, che se riusciamo a fare in tempo andiamo a comprare i tortelli per Natale. Serio, ragazzi, verrò denunciato per disboscamento di Golurk. Qua ce n'è un altro, quindi facciamo anche questo. No, grazie, non Charizard, per favore. Questo è leggermente più nervoso, ragazzi, ma un bello sgranocchio. E Golurk se ne finisce sotto i denti. Altri 1000 rotti punti esperienza del nostro qui lava, ragazzi. Ci manca veramente pochissimo per il 33. Sono secoli che non spawnano leggendari. Ma qua Pokémon esistono ancora. Devo aprire il sacco dello sclero, che è un sacco piuttosto. Cos'è uno shiny? Ragazzi, c'è un boss finale. Ma questo deve essere devastante, deve essere orribile. Proviamo, ma tra l'altro abbiamo anche la squadra distrutta. Che due scatole. Per essere figo, ragazzi, a dire che è fighissimo. Il fatto è che ha 99. Si mette male. Si mette male Charizard. Prova a fare quello che riesce a fare adesso. Proviamo ad andare giù, ragazzi, con Rogodenti. Ma Madonna, sciottato di brutto da uno scorpione. Lava che crepa, quello, ragazzi, è normalissimo. Adesso proviamo con Rhydon e Salamence, che in teoria sono quelli che dovrebbero tenere un po' di più il danno. Sì, ok. Meno male che masticare un Rhydon non è così semplice. Non leviamo un filo di prosciutto. Prego, Salamence, almeno tu, insomma, dammi soddisfazioni. Proviamo con Sgranocchio morso, ragazzi. Io andrei con Sgranocchio, che fa molto più danno. Non ammazzarlo, che culo. Che culo, ragazzi. Minchia, comunque, ragazzi, Salamence di danno ne fa veramente tanto. Adesso...
adesso è morto, quindi ce ne andiamo a fare in... No, è rimasto Agron, ragazzi, è rimasto un Agron con uno di vita. E... A few moments later. Ciao ciao Agron, ci vediamo poi dopo le feste. Perché questi li incontro solamente quando ho la squadra distrutta? Tagliamoci anche queste coordinate, ragazzi, così ci torniamo dopo. Voilà, adesso ragazzi aspettiamo che venga un pochino più buio, dopodiché ci infiliamo sotto le coperte, facciamo passare un po' tempo di merda, dopodiché ragazzi torniamo là, visto che quello lì comunque dovrebbe essere un posto spawn di boss. Ariamo gli anni come pochi. Dove è finito lo scorpioncello? Dov'è finito lo scorpioncello? Non c'è più. Qua ragazzi c'è un Raidon, potremmo ucciderlo per liberare qui là. Adesso cerchiamo se c'è un boss, dopodiché... Ragazzi l'abbiamo trovato boss non comune, ragazzi, attenzione. Sì, però Charizard, non ti ingroppare il piccione per l'amor di Dio. Vai Charizard, centralo. Ah, tra di pochissimo, ragazzi, pensavo di avere una mira migliore, devo dire la verità. Ultima chance di riuscire a beccarlo, per favore, vaffanculo. Dove è finito Cesar? Riprendiamolo un attimo, ragazzi, che poveretto è finito giù nel fiume. Altro oggetto, ragazzi, per noi, veramente, pullula di oggetti questo... Fossa. A parte che non potevamo trovare altro perché qua è veramente pieno di diglet. Vi giuro, raga, resterò nel mesa finché non mi spawna. Niente da fare, raga, qua i boss non spawnano più. Cerchiamo ancora un po', dopodiché è meglio lasciar perdere, altrimenti mica ci passo l'intera giornata. Principalmente, raga, i Pokémon che ci danno veramente molta esperienza sono gli Agron. Anche i Raidon, ragazzi, ci danno veramente tantissima. Salamence, quello si trova veramente molto, molto di rado. E c'è un Pokémon che si è suicidato, non so se è un diglet o non so cosa sia. Direi di cominciare a legnare qualche Raidon. Qua ne abbiamo due, raga, dobbiamo cominciare questo disbosco. Per l'amor di Dio, vieni via qui lava, che prendi tante di quelle ammazzate da sto Raidon. Ok, Raidon contro Raidon non si levano tanto, raga. Ma in teoria noi con Martel Pugno dovremmo fargli veramente un gran bel danno. Vai Raidon, tiragli uno sganassone dei tuoi. Perfetto, ragazzi, 1358 punti per il nostro qui lava. Devo riscattarmi un attimo con i lanci strabici. Perfetto, questo l'abbiamo beccato bene. Ancora con un Raidon, ragazzi, andiamo giù cattivi. Madonna mia, raga, che sberlone. Non ho capito neanche che attacco ha usato, mi sembra giro vita. Siamo contro un Raidon nutrizionista che ci ha letteralmente sbragato l'ano, ragazzi, ci ha dilaniato completamente, quindi giù con coda acciaio. Non voleva arrivare a tanto, ragazzi, 1475 punti esperienza, e qui lava al 33. Altro che minaccia di denuncia con i Golurk, raga, qua mi denunceranno per il disboscamento dei Raidon. Agron ancora, tu facciamo le cose in fretta, quindi uno così, perfetto, e un altro così, voilà. Dovrebbe, insomma, in teoria dovrebbe, ragazzi, dovrebbe livellare, esattamente, ragazzi, 34, mancano due livelli, due soli livelli ci dividono da un fighissimo Typlosion. Sta venendo buio, ragazzi, sta calando il sole e di notte dovrebbero apparire i Pokémon un pochino più stronzi. Ragazzi, serio, non spawnano più, è andato il DDT, non so, il diserbante per i Metagross, non se ne vede neanche uno, come i Tyranitar e i Blastoise di fianco a casa mia. Raga, parli di Tyranitar ed eccolo qui, madonna mia, raga, sembra una montagna, è enorme, non oso vedere che livello è, 62, madonna, raga, è fortissimo. Agron, mi raccomando, fai bravo, non dovrei ucciderlo con Ferrartigli, in teoria è in pratica perfetto, ragazzi, il danno veramente ottimale per riuscire ad abbassargli abbastanza la vita senza ucciderlo, in teoria, poi in pratica si riesce a farlo senza questa giacoppa. Però arrivasse un po' sul rosso, raga, adesso proviamo a tirargli una qualche ultra ball, per innanzitutto che stia dentro, altrimenti mi decima la squadra completamente. Prego, resta dentro, rimani dentro, per faffaculo. Ho l'impressione, ragazzi, che sia veramente durissimo da prendere, infatti porca troia, adesso ci ammazza anche Agron, prossimo turno secondo me è l'ultimo che passa. Altra ultra ball, raga, dobbiamo riuscire a prenderlo, altrimenti Agron probabilmente verrà utilizzato per fare i cerchi di una qualche macchina. Proviamo con Charizard, ma secondo me, raga, dovrebbe, insomma, ararcelo malissimo. Charizard, ragazzi, ci ha lasciato almeno un po' di vita, gli abbiamo tolta, ci è rimasto solo Salamence. Resta dentro, resta dentro. Porca. Raga, ma questo Tyranitar si droga. Ultima possibilità, poi non riusciremo mai più a prenderlo. Raga, a costo di sprecarle tutte io gliele tiro, così voglio questo Tyranitar. Ok, ammetto di non avere una mira fantastica, però raga, finora gliene sono riuscito a tirare solo una. Per favore Tyranitar, rimani dentro. Poi raga, con le Mega Ball. Cioè, mi sta prendendo per il culo. Cioè, raga, con una Mega Ball avrò usato tipo, non so, 5-6 Ultra Ball. Non ci penso due volte, ragazzi. Direttamente a casa a prenderlo. Lo voglio subitissimo in squadra. Come vedete, ragazzi, infatti ho due Firo. Ho un sacco di Pokémon clonati. Vabbè, adesso, ragazzi, mettiamo subitissimo Tyranitar in squadra. Dopodiché ce ne andiamo a Nanna e l'indomani proseguiamo il livellamento di qui lava, perché oggi vogliamo quel potuto Typlosion. Ragazzi, quanto mai sarà bello questo Tyranitar. Come una patata. Proseguiamo il disboscamento, ragazzi, dei Raidon. Qua ce n'è un altro, quindi ci fermiamo subito. Tanto ormai, ragazzi, abbiamo scoperto che Agron si rimangia. Quindi Raidon a tribordo. Non ho sentito bene. Marinai, pronti, sguainate i Charizard e vogliamo a prendere questo. A prendere, prendi i suoi punti di esperienza. Mi dispiace, signor Raidon, io non vorrei malmenare. Però poi qui lava si incazza che non lo livello, e per la legge del Nabo Expato io devo riempirla di sganassoni. Non si prenda male, mi raccomando. Vai così Agron, mi raccomando, scodalo per bene.
Giù ragazzi, ancora con Coda Acciaio e altri 1284 punti di esperienza per il nostro Quilava, che ragazzi sta diventando veramente duro da livellare. Adesso non so, tipo livello ogni 3 Raidon circa. Ragazzi, abbiamo ritrovato il tempio, il tempio per cuocere le calda rossa, ragazzi, il tempio di Moltres. Eccoli lì ragazzi, eccoli lì proprio, abbondano qui i Raidon. Adesso li andiamo subitissimo a mangiare. A parte ragazzi che non posso sentire più il verso dei Diga che mi dà sui nervi, vi giuro che mi rende altamente nervoso. Ancora con Martel Pugno ragazzi, altri 1175 punti esperienza per il nostro Quilava, finalmente a livello l'altro ragazzi, nitro carica, la mettiamo al posto quasi quasi di bracciere. Meno uno ragazzi, meno un livello al nostro fighissimo Typlosion. Allora Quilava, tu forse è meglio che ti levi dalle palle, contro il mio hai fatto veramente un danno assurdo. Con Frana secondo me dovresti fare veramente un sacco di danno. Ok, lui non ci leva niente ma ci ha paralizzato raga, madonna mia, cioè shottato di brutto. 1762 punti esperienza, manca veramente pochissimo. Visto questo ragazzi, Raidon della profezia che trasformerà insomma il nostro Quilava in Typlosion. Insomma, lo scopriremo se insomma riuscissi a beccare Raidon, eccolo qui, perfetto. Vai ancora tu, Tyranitar, giù cattivo con Nero Pulsa, dovresti fargli abbastanza danno. Madonna santa, Tyranitar è fortissimo. 1091 punti esperienza, ragazzi, questo vuol dire una sola cosa. Livello lo supilava e finalmente si evolve. Direte, che cazzo è questo, ragazzi? Mia madre. Qua Pixelmon buggata. Infatti, anche quando sin da qui è diventato Quilava, non ci ho visto un cazzo. Eccolo qui ragazzi, guardate quanto è bello. Sta venendo fuori una squadra veramente fortissima. Il suo unico punto debole è la difesa, che ha veramente pochissima difesa. Stavo cercando di dirlo prima raga, poi mi sono interrotto circa una ventina di volte. Reinstallerò la Pixelmon, così potremo vedere finalmente i centri Pokémon, le palestre. Soprattutto sbaggeremo anche il tempio di Moltres. Ragazzi, io penso che per oggi sia tutto. Abbiamo fatto tantissime cose, livellato Quilava, abbiamo ottenuto ragazzi finalmente Typlosion. Io comunque aspetto sempre quel fighissimo Oh che è abbastanza rognoso, ragazzi, non ha assolutamente intenzione di uscire. Ditemi quale Pokémon cominciare a liberare più assiduamente. E che dire ragazzi, direi che questo video possa terminare qui. Se vi è piaciuto di lasciarmi un bel mi piace e un commento ragazzi, iscrivetevi al canale. Se volete trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Come solito ragazzi, e che dire, Pidoflame ha un'orgia di Pokémon che si sta formando alle nostre spalle. È tutto, bella lega. Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweets. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.